Cyprus is part of the Latin Patriarchate Diocese, Latin Patriarchate of Jerusalem, and brings the same phenomenon that we see in Holy Land, division, which are political division, religious division, but also from the pastoral point of view, we have new challenges, not only the sacramental activity as usual, but also a lot of work with foreign workers, migrants, asylum seekers, where in Cyprus are a very strong presence, a very strong emergency. For that reason, we decided to strengthen the Latin Vicariate, the Latin Patriarchate Vicariate here in Cyprus, opening a new center where the Latin vicar will live, and organizing the life of our diocese here in Cyprus, which need more and more attention, more than the past. La comunità cristiana cattolica a Cipro è una piccola comunità, però in crescita. Abbiamo i cattolici ciprioti, che sono una piccola parte della comunità, e poi tanti immigrati che arrivano a Cipro per lavorare, per trovare una vita migliore, e costituiscono la nostra comunità cristiana di Cipro, che, come dicevo, è in crescita e poi molto viva, e abbiamo bisogno davvero di accompagnarli. Abbiamo le parrocchie, abbiamo anche comunità che sono nel territorio occupato, che anche sono bellissime, dell'Africa e di altre parti del mondo, che vengono e cercano lavoro, vengono anche per studiare, e costituiscono questa nostra famiglia. Per questo il Vicariato del Patriarcato, ecco, latino di Gerusalemme, a Cipro, adesso separato, non dico separato perché siamo altri, però con una costituzione amministrativa, pastorale, per migliore servire a questi nostri fratelli e sorelle che vivono in questa isola, ma soprattutto non solo che vivono, ma anche i ciprioti, quelli che vivono qui, quelli che sono la nostra comunità.